Grande Fratello VIP, sondaggi sul vincitore Oriana Edoardo perdono consensi. Chi sarà il vincitore del Grande Fratello VIP 7? Mancano ormai poche settimane al gran finale di questa edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I concorrenti rimasti in gara sperano di poter riuscire ad accedere alla finale di quest'anno. Intanto sul web e sui social impazzano i sondaggi sul nome del papabile trionfatore di quest'anno. Contrariamente a ogni aspettativa, ad avere la meglio non sono Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. L'appuntamento con la serata conclusiva del Grande Fratello VIP 7 è in programma il prossimo lunedì 3 aprile su Canale 5. Al momento sono tre le concorrenti che hanno conquistato l'accesso alla finale, Oriana, Jael e Nicole. Altri finalisti saranno proclamati nel corso della semifinale di lunedì 27 marzo. Che si preannuncia già attesa da fan e spettatori. Intanto emergono i risultati dei primi sondaggi su quello che potrebbe essere il verdetto del pubblico per la finale di questa settima edizione. Al momento i sondaggi per il GF VIP vedono in testa Nikita, la quale riesce a superare a mani basse gli altri due concorrenti molto amati dal pubblico, Oriana ed Edoardo. Il trionfo di Nikita sul forum del GF VIP viene osannato da quasi il 60% degli utenti social, un dato che supera di gran lunga quelli di tutti gli altri concorrenti di questa settima edizione. Rispetto ai sondaggi di qualche settimana fa, Oriana perde consensi e al momento si ferma al 15% dei voti a suo favore. Situazione drastica anche per Edoardo Tavassi, che al momento ottiene solo il 7% delle preferenze nei sondaggi social tra i fan del reality show di Canale 5. Insomma, sembrerebbe che Oriana ed Edoardo abbiano poche chance di vittoria nel caso in cui dovessero arrivare allo scontro finale di questa settima edizione insieme a Nikita. Quarta posizione nella classifica dei sondaggi del Grande Fratello VIP per Luca Onestini, al momento il trionfo dell'ex tronista di Uomini e Donne si piazza al 5%. La vittoria di Alberto De Pisis, invece, viene favorita dal 4% degli spettatori social del reality show Mediaset. Mentre la percentuale per Gioele De Donà si ferma a poco più del 3%, così come ci sarebbero pochissime chance di vittoria per l'altra finalista Micolin Corvaia, ferma al 2%.